c'è un finanziamento per quanto riguarda l'area della Marinella di Palmi dalla regione? Sì, no, finalmente posso annunciare che proprio ieri siamo stati notiziati del fatto che ci siamo aggiudicati un finanziamento importante di oltre 150.000 euro per la progettazione della messa in sicurezza del costone Sant'Elia, quindi Marinella. E con questa cifra saremo in condizione quindi di redigere e avere un progetto definitivo per la messa in sicurezza che ci consentirà quindi di partecipare a quei bandi per i quali è richiesto questo tipo di progettazione. Inoltre, come prima tranche, diciamo, come prima anticipazione relativamente al bando dei borghi, avremo una cifra di quasi 500.000 euro che ci consentiranno quindi di mettere in sicurezza immediatamente, nel giro di pochi mesi, il costone della Marinella e quindi rendere accessibile quel sito che sappiamo tutti purtroppo essere oggetto di frane e di eventi collegati al dissesto idrogeologico. Ecco, lei da quasi 2 anni che amministra questa città, ecco, diamo un po' le somme, ecco, cosa avete fatto e cosa intendete fare, diciamo, per questa città di Palmi? Sì, siamo quasi al giro di boa, sono 2 anni e mezzo quasi, e diciamo che tanto è stato fatto. Noi da subito abbiamo puntato a dare un nuovo assetto, una nuova immagine alla città, una città più pulita, più decorosa, intervenendo sui servizi essenziali, su quelle che erano le priorità, le strade, il decoro urbano, la raccolta differenziata che appunto, tranne le criticità di questi ultimi giorni, ha sempre funzionato, ma nel contempo abbiamo messo tanto fieno in cascina, come si suol dire, e i risultati iniziano ad arrivare. Arrivano i primi finanziamenti sulla Marinella per la messa in sicurezza, siamo in fase di progettazione per la realizzazione delle nuove fogne a Scinà e Ciambra, che servizio che peraltro è sempre mancato e contribuisce a risolvere il problema dell'inquinamento e altri. Siamo in fase di progettazione definitiva per i patti per il sud, alla Tonnara, dove rivedremo un po' il lungomare, la passeggiata, ma soprattutto andremo a mettere in sicurezza il problema degli allagamenti, alla Tonnara come a Pietrenere. Diciamo così, stiamo andando avanti sul cinema, ci sono tante cose che a breve, i campi da tennis che a breve saranno realizzati, che sono alle nostre spalle, tanti progetti in ambito culturale, i finanziamenti già ottenuti, c'è davvero tanto in pentola, che bolle.